È la prima volta che conduco una manifestazione dedicata alla danza e io in qualità di aspirante ballerina, cioè non ci sono mai riuscita perché a un certo punto, a parte che non avevo la costanza e l'impegno, la determinazione di questi ragazzi che sto vedendo oggi, che anche sono anche qui. Possiamo, guarda, vieni, vieni a vedere. Eccole, eccole, eccole. Cioè dietro il palco, super concentrate. Ora stanno aspettando i verdetti, ma prima dell'esibizione, chi era quella più tesa? Che mi, ah no, erano di un'altra squadra. Chi è quella la più emozionata qui? Camilla. Camilla? No, vabbè, io però vi stimo tantissimo perché io alla vostra età non avrei mai avuto la forza, la determinazione, il coraggio di fare quello che fate. Voi siete bravissime, ecco, quindi sono persino andata, pensate, a un certo punto avevo 24 anni, quindi già fuori tempo massimo perché non è certo l'età per cominciare a fare la ballerina, a fare il provino di Amici. Ho passato due selezioni, poi la Celentano mi ha guardato il collo del piede, mi ha detto per me no. E quindi sono andata a casa, allora poi ho deciso di fare il Grande Fratello, quindi soluzione B. Però devo dire che mi sono talmente emozionata, siccome ho un figlio maschio di un anno e mezzo e siccome i maschietti qua scarseggiano, io ho deciso che mio figlio appena sta in piedi lo mando a danza. Servono, no? Hip hop. Guarda, secondo me è già portato perché già fa un po' un movimento di spalle. Ciao a tutti insieme, tipo un'onda, mi insegnate come si fa? Ahia, cado! Così? Sì! Yeah. Oh yeah! Va bene, io nel frattempo continuo a prendere ripetizioni, dobbiamo ancora fare la terza fase, qua, ancora premiare la seconda, quindi la notte è giovane, ci rivediamo magari più tardi. Grazie! Uno, due, tre, cosa possiamo dire? Olè! Uno, due, tre, olè!